tipo di bilanci a 360 gradi, anche per la natura e per i suoi custodi, tra obiettivi raggiunti, nuove sfide e con la voglia di sollecitare l'interesse comune che va ben al di là dei confini ambientalisti. Il WWF presenta i suoi numeri per la regione Abruzzo, in cima una grande conquista, la sentenza della Corte Costituzionale che salva molte migliaia di ettari di territorio del Parco Sirente Velino, che restano patrimonio tutelato. Più di 20 associazioni hanno aderito, 125.000 le firme della petizione online. Ovviamente è una brutta pagina per la regione Abruzzo, perché avremmo preferito una gestione diversa delle aree protette regionali. Speriamo che da qui si possa ripartire, mettendo finalmente la natura e la sua conservazione al centro della gestione delle aree protette. Fine anno è anche un momento per guardare ad una nuova programmazione con la protezione delle specie faunistiche, l'orso e il fratino, ma quest'anno è il caso di dirlo, attenti al lupo. Sì, purtroppo l'anno si chiude con una proposta che abbiamo visto a livello nazionale di riduzione dello stato di protezione del lupo. Ovviamente il lupo è una specie che ha sicuramente recuperato tanti territori, ma non è una specie fuori pericolo, è una specie che ancora ha bisogno di molta attenzione, perché subisce atti di bracconaggio, avvelenamenti, incidenti stradali, ibridazione con i cani, quindi bisogna tenere alta la guardia e il livello di conservazione. Altro obiettivo raggiunto, la montagna protetta nel territorio di Ovindoli, anche da nuove piste da sci previste sul Monte Magnola, grazie ad un'altra sentenza, questa volta del TAR Abruzzo e con l'intervento del WWF Italia. Un bilancio positivo anche per le 6 oasi presenti in Abruzzo, che rappresentano piccoli indotti lavorativi necessari al sostentamento di comunità che spesso sfiorano le 300 anime. Sempre di bilancio si tratta, ma questa volta è quello tanto discusso in questi giorni in Consiglio regionale. Dovrebbe essere entrato sulla voce di capitolo come risorse 1.440.000 euro. Noi abbiamo fatto una valutazione rispetto a questa valutazione economica, dove ci ha seguito l'Università del Molise il professor Davide Marino, e abbiamo chiesto 2.300.000 euro. Quindi ci auguriamo che durante la discussione si riescano a trovare questi soldi per dare questa gestione ottimale alle riserve.